Rocco Brasa, sei un po' di... Io direi che possiamo passare a presentare il candidato. Lo so che la mia cam lag, ma non so perché, quindi è congeniale col fatto che siamo dei professori, non vanno mai le cose. Diamo il benvenuto al nostro, al nostro candidato, Saturni Akhmitabrizz. Ecco qua. Buonasera. 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 Ci come... sente bene? Sì, vi sento bene. Come da prassi, volevo farvi vedere che qua ho sempre solo voi. E metterò la chat solo emoticon come prassi vuole. Nella mia stanza non c'è nessuno. Sono qua da solo. Perfetto. E sulla mia scrivania ho dei libri per gli appunti chiusi e lo svapo e il telefono, ecco. Si è preparato, sa che dovrà affrontare domande di tutte le materie, naturalmente, per poter conseguire con successo la sua maturità. E le ricordo come funziona la prova d'esame. Lei esporrà, inizierà esponendo la sua tesina, avrà qualche minuto per farlo. Dopodiché, ogni professore farà delle domande cercando di farle relative alla questione che lei espone durante la tesina. È molto difficile collegare un argomento all'altro, quindi facciamo così che è un po' più semplice. Ok? Bene, io sono qua, mi sono preparato 5 anni per questo momento, per cui sono qua. Perfetto, se i colleghi sono d'accordo e il candidato è pronto, per me possiamo iniziare. Benissimo, assolutamente. Va benissimo, Presidente. Prego, prego. Vado? Vadi, prego. Vai. Proceda. Sì, salve. Allora, io sono qua per presentare la mia tesina riguardante il web, il nostro macro mondo nel nostro vero mondo. La mia tesina concerne su un fattore esistenziale che tutti noi ci veniamo, una domanda che ci poniamo tutti è: ma il web sta diventando effettivamente la nostra nuova realtà e sta sostituendo la realtà stessa? Bene, questa è una domanda che ho voluto, è una domanda a cui ho voluto dare in primis io, o cercare di dare in questi anni scolastici, grazie al vostro aiuto, una risposta. Diciamo che il web viene visto probabilmente come in maniera, diciamo, kantiana, in maniera filosofica, perché si possono riconoscere 3 realtà di web. Come nella filosofia kantiana possiamo avere il web, il super web e un altro web più nascosto, che sono letteralmente il web con gli altri, il web noi verso un altro privato e il web privato nostro. Quindi sì, esattamente come una persona normale ha tre io, secondo la filosofia kantiana, anche il web può avere queste simili sfaccettature e le possiamo provare letteralmente tutti quanti, ecco, diciamo così. Per quanto riguarda quest'era, è un'era abbastanza pop, un'era che del consumismo di massa, un'era un po' Andy Warholiana, se vogliamo definirla così. Ci piacciono molto le figure visive, ci piace molto Liechtenstein, anche è uno dei grandi, diciamo, padri, paladini di questa cultura web, come Andy Warhol. Ma io volevo soffermare sulla cultura di massa, una cultura di tweet, una cultura quasi ermetica, una cultura che mi viene da dire un poeta perfetto per questa cultura. Prova a fare questa citazione che entrerebbe su un tweet: si sta d'autunno come gli alberi, le foglie, per cui
Diciamo che ci sono anche degli elementi pre-web che sono tuttora congeniali in questo nuovo tipo di mass media. Eccoci qua. Poi per quanto riguarda, volevo anche toccare un elemento matematico. Ora parliamo del web, parliamo di criptovalute, parliamo di blockchain, parliamo di algoritmi, di intelligenze artificiali. Ecco, ed ecco perché ho scelto questo, perché la matematica è parte fondamentale di questo nuovo mondo, ma parte anche fondamentale di un linguaggio che è il linguaggio di Dio, mi permetto di dire, ed un linguaggio universale, perché i numeri molte volte vanno anche oltre le parole, si ritrovano degli schemi, come la famosa cosa, non mi viene bene il termine, vabbè, come enunciava Fibonacci, delle cose della natura si ritrovano anche nell'arte, si ritrovano anche nel web, si ritrovano ovunque, anche non volendo. La sequenza, ecco, mi era venuta a mancare questa cosa. E poi che altro devo dire? Ah, il web sta facendo la storia. Il web sta facendo la storia, è una storia ancora non scritta. È una storia ancora non scritta. Come facciamo a vivere una storia non scritta? Io mi ricordo che i primi reperti scritti venuti a noi sono reperti che noi trovammo su pietre, perché ovviamente le pietre fortunatamente non vanno a fuoco nell'antica Babilonia, per cui pongo anche quest'altro quesito: è giusto o non è giusto mettere tutto su un cloud? O dovremmo tornare addirittura alla pietra? Beh, questa è una domanda che lasceremo ovviamente fare ai postumi. E poi mi Ai vengono in post, scusi, mi scusi mente se la interrompo, ai postumi della ai sbornia? No. posteri, Presidente. Poi mi vengono in mente anche i poeti irlandesi. Se parlo di internet, parliamo anche di Irlanda, perché l'Irlanda è fi patria fiscale di tante aziende con i suoi dazi e le sue concessioni fiscali, è patria di tante aziende del web, e queste aziende in Irlanda trovano grande terreno fertile. E come non possiamo citare, se parliamo di Irlanda, i grandi poeti irlandesi, James Joyce, i The Dubliners e tanti altri poeti che hanno fatto la storia molto travagliata di un paese che tanti anni fa era in contrasto con lo stato espansionalista della Gran Bretagna, del regno inglese. E però, grazie ai poeti dublinesi, poeti irlandesi, hanno trovato in queste tragedie, hanno trovato un modo di esprimersi ed esprimere un grandissimo paese con una grandissima storia, quale l'Irlanda. Per cui, arrivato a questo punto, io mi dico: Internet è veramente la nuova e vera realtà? Lo dice il Covid. Io dico di sì. Grazie mille, candidato. Beh, devo dire, un'esposizione quantomeno fantasiosa. Devo dire che è riuscito a collegare diverse materie al mondo dell'internet. Pone anche delle questioni scottanti, interessanti, forse addirittura degli spunti di riflessione per la commissione. Sono abbastanza soddisfatto. Scivolone sull'italiano, ma è la tensione e diciamo ce li facciamo andare bene così. Quest'anno va così, quindi non si preoccupi. Io direi che possiamo iniziare a lasciare la palla ai nostri colleghi della commissione e poi magari alla fine faccio una domandina io, vediamo. Professor Santoro, a lei. Hi, Mr. Akimi, how are you doing? Very well, thank you, Sir Santoro. Very good. So you've talked about the impact that the internet has taken into our, like, we can say
maybe us as teachers, probably 1 year ago, we wouldn't know how to do all of this. So what I wanted to ask you, going back to what you said about history and the fact that the internet is a way to remember history and to remember people, I wanted to ask you, since I've seen that you've done it in your program here, I wanted to ask you, what do you think about Samuel Coleridge, and in particular, the poem Ode to the West Wind? Ode to the West Wind is a very, it's an ode to this liberatory wind from the sea. The poet describes itself an ode to this wind, to this liberatory wind, and I think this is a metaphor for obviously saying something else, because she wants to. He wants to with this poem, he wants to represent his emotions through this metaphor. Sorry, yes. Well, it is a metaphor. Just one question, Mr. Kimi. If you could tell me, what do you think the wind can be used? A wind that take out all the problems. Yes, of course, but we can use this metaphor with the wind and the history. We can merge them together, and you could say that the wind maybe carries. Carries, of course. What does it carry? What could it carry, the wind? Can take away also, like, your problem, and can take back with it also very terrible things. Yes, well, in the poem, I'm just going to tell you. In the poem, it represents the destroying wind. Yes. Which what I'm trying to make you understand what I'm trying to get. Basically what the poet wants to tell us is that the wind transports his words. Yes, the words. The wind is a metaphor of the. It can be bring good things, but it can be used, as the poet said. It can be used as a metaphor of a wind of war, like we say in English. And it can bring this, destroy, they can destroy, this wind can pass, and nothing, it's more there when the wind is gone. Okay, I think that's enough for me. Presidente, può andare avanti con il prossimo professore. Perfetto. Professoressa Ibba, prego. Buonasera, signor Saturni. Volevo farle una specifica domanda. Lei ha nominato Andy Warhol, yes, accostandola al mondo del web. Sì. Mi faccia una piccola introduzione. Quando è nato, quando è morto Andy Warhol, che epoca ha vissuto, quali sono state le sue influenze nel mondo dell'arte? E perché l'ha accostato proprio al mondo del web? Allora, Andy Warhol, che sfortunatamente ci ha lasciato per cause che non sto qui a dire, perché non è questa la sede. Prima di sarebbe questa la sede, veramente, comunque. Prego. Prima già di 30 anni comunque, però. Prima di iniziare il suo percorso riconosciuto come grande artista, Andy Warhol, diciamo che si può dire che era un vero artista, perché prima di iniziare a dipingere comunque si circondava sempre di persone, di arte. Da notare che prima di Andy Warhol, prima che facesse
le sue opere d'arte, prima di incontrare la fama con le sue opere d'arte, si cimentò anche nella realizzazione di video erotici, quindi era anche un videomaker, entrò nel mondo del porno e si Questo esatto, questo. circondava anche di altri artisti, è stato, se non sbaglio, il mentore di Basquiat, per cui cercava un po' nel suo atelier di prendere un po' tutta l'arte come veniva. Poi è stato riconosciuto così, ma nacque in questo senso come videomaker, come regista. Poi l'ho voluto accostare, diciamo, a questo mondo così veloce, perché lo si chiama mondo pop, e lui, diciamo, che è arrivato un po' nell'esplosione del boom economico, dove c'erano tutte queste pubblicità che Cosa venivano. intende, mi scusi signor Saturni, cosa intende per mondo pop? Non ho ben capito. Mondo pop è un mondo della massificazione dell'arte, farla trasformare per tutti, arte per tutti, popolare. Una corrente artistica, quindi. Una corrente artistica popular, che lui l'ha tramutata come artistica, perché prima erano magari le insegne della Coca-Cola, poi magari era Marilyn, grazie a questa stampa andante sempre di più per il commercio, lui ha detto: ma senti, guarda che io ti trasformo questo in arte, quasi sbeffeggiando magari un po'. L'aveva riconosciuto un po' questo, e diciamo che più che l'opera in sé, il valore sta nell'aver riconosciuto questa situazione. Mi dica, quale potrebbe essere un collega che, affiancato al nome di Andy Warhol, diciamo, suona bene? Liechtenstein. Va bene. Ok. Mi sa dire qualcosa sulla videoarte? Lei prima mi ha La detto che. videoarte è pubblicare testi o immagini ripetute su dei televisori o sui. Ora abbiamo i LED, e che può anche essere esposta. Si tratta molto più di parole, magari, che lasciano un significato più che opere d'arte. Bene, molto bene, grazie. Io sono a posto. Perfetto, direi che possiamo passare a un'altra materia. Vorrei sentire qualcosa di storia dal professor Fausto. Eccomi, ecco. Grazie Presidente, buonasera signor Saturni, grazie di essere stato qui. Quindi lei ha parlato di informatica, qualcosa che nella storia tutti i giorni ci ha cambiato. Bene, ma noi, a parte l'informatica, nel corso della storia abbiamo avuto altre rivoluzioni. Mi può parlare della prima, seconda rivoluzione industriale, ma principalmente arrivando alla rivoluzione informatica, la rivoluzione digitale. Prego. E grazie professore. E la prima rivoluzione industriale è legata alla scoperta di una nuova forza lavoro, all'impiego di una nuova, diciamo, tecnica per l'industria, che era legata al vapore. E Avanti, avanti. per cui, grazie a questa rivoluzione, c'è stato un boom, un grandissimo primo boom e secondo boom economico, molto spesso nel UK, e da lì c'è stata una grandissima rivoluzione che ha portato, nel giro di veramente pochissimo tempo, sì, anche a un grande inquinamento. Molto spesso le città londinesi, Aspetti. Allora, andiamo dalla prima, seconda e poi c'è stata la terza, che è quella digitale, che è quella che tuttora oggi ci ha inglobati e siamo, diciamo, costretti a lavorare con computer. Però, se noi non capiamo come abbiamo fatto la prima e la seconda, come facciamo a capire come siamo arrivati alla terza? giustissimo. Capisce? Quindi, diamo una data alla prima rivoluzione industriale, una data.
1800. Va benissimo, la possiamo accettare. Perfettissimo. Poi chi sono, diciamo, quelli che hanno. Cioè, la prima rivoluzione, diciamo, che è avvenuta nel settore tessile. I fratelli E poi. Gutenberg. Vabbè, forse. Passiamo alla seconda rivoluzione industriale. Vediamo. La seconda rivoluzione industriale, grazie alla prima dei fratelli Gutenberg, che diedero il via a questa massificazione della stampa. Abbiamo una data della seconda rivoluzione industriale? 1898. Sì, 1800, 1890. 1890, nel 98 si solidifica molto più preponderantemente perché le aziende ovviamente piccole all'inizio, dopo qualche anno, iniziarono un po' ad espandersi in maniera prodigiosa grazie a questa rivoluzione che portò tantissime città, come vede Londra, può essere un esempio molto, molto interessante. Portarono a delle creazioni di nuove città nate solo grazie alle fabbriche che erano nate in quel periodo. Portò anche degli effetti negativi sulle persone, sui bambini, perché erano, grazie alla rivoluzione industriale, erano un po' utilizzati come forza lavoro, non c'erano le ore, non c'erano i sindacati e tutto, però grazie a questa rivoluzione industriale, anche grazie alla fantastica Expo di Parigi, dove ci fu la Torre Eiffel, che era nel pieno della seconda rivoluzione industriale, arriviamo piano piano ai giorni nostri, arriviamo alla rivoluzione. Aspetti, 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 aspetti. In Italia, come ha influito la seconda rivoluzione industriale? Ita Abbiamo avuto un In Italia, come ha influito la seconda rivoluzione industriale? ha Abbiamo influito. avuto un qualcosa di importante in Italia? Abbiamo fatto il primo treno. Un triangolo industriale? Cosa? Mi scusi, Un professore. triangolo industriale, se Vai, lo ricorda? triangolo industriale, Milano, Torino. Cioè, sta lavorando, penso, Milano, treno. Torino, Genova. Va benissimo. Ascolti, a Torino in particolare c'è stata un qualcosa di importante che poi ha cambiato la vita a tutti gli italiani, ma poi anche a tutto il mondo. La nascita di una grande fabbrica di automobili. C'è stata la Quando è nascita nata? della Fiat. E quando è nata? È nata Facciamo l'anno, dai, su, meno l'anno. nel 1899. Eh no, 1899, sì. Va 1899, sì. benissimo, va benissimo, va benissimo. Vabbè, dai, passiamo alla terza rivoluzione digitale, su. La rivoluzione digitale, in cui sono nato, che ci viene ovviamente importantissima, è nata con l'avvento del digital. Cioè, non è nata, è padre questa rivoluzione dell'avvento del digital. Se ricordo bene, la possiamo vedere come l'avvento delle telecomunicazioni digitali e di internet, nato prima per scopi militari e poi, dato quei grandi benefici che aveva per gli scopi militari, è stato utilizzato anche per scopi civili, quali scopi ricreativi, scopi di GPS, scopi di telecomunicazioni tra aziende, privati. È stata una grandissima rivoluzione che ha portato tanto benefit alla pari dell'invenzione, a cui lo dico, dell'invenzione della stampa dai fratelli Gutenberg. Va benissimo, va benissimo, va benissimo. Ascolti, diciamo l'anno di nascita del primo computer. Nel 1900. 1952, 42. Facciamo 50.
facciamo 50. Perfettissimo, va benissimo. Guardi, signor Presidente, tu per me può bastare. Grazie. Professor capo dell'istituto è mutato. Sì, scusi, stavo guardando della pornografia, non volevo si sentisse. Professor Fausto, il suo microfono aveva tutto un po' un ritorno per quello che l'ha mutato. Sì. Ma non si preoccupi, diciamo, la sostituirò col professore di filosofia e poi la facciamo rientrare alla fine per la valutazione, ok? Quindi Va benissimo, va benissimo. mi rimanga in backstage. Allora, facciamo entrare il professor Lentini di filosofia e intanto chiedo al professor Delgado di fare una domandina al nostro candidato. Grazie. Muy buenas tardes, Saturni. Estamos acá en el examen justamente también de español. Capisci? ¿Entiendes lo que digo o tengo que hablar È suo professore di spagnolo a chi vince Esame, l'ha avuto per 5 pilotato, anni perché esame, fa quella pilotato, faccia da esame, pesce pilotato, esame, lesso. pilotato, esame, Entiendo, muy pilotato, bien. esame, pilotato, esame, Ok. pilotato, esame. Hablaste muy claramente de la posibilidad de comunicar con otras personas tramite Twitter, ¿justo? Justo. Justo. Pues muy bien, quisiera saber entonces cómo es que puedes usar Twitter, visto que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo después del inglés. Dime tú una frase que pueda ser muy, digamos así, contemporánea en español, en modo que atire los jóvenes y la nueva generación que tú me estabas hablando en antes, respecto al mundo de Internet. Español es En es español, la en más español. lengua muy parlata en Sudamérica. Y también en otro continente, En otro continente. que es el país de... Que es el país de más gente. No, no se habla español solo en Sudamérica, sino Ah, también se habla en... español en Spain. En España. España, está bien en España, En muy bien, muy España. bien. Está bien. Por mí, una pregunta que yo tengo de far, de explicar. Una pregunta por le users de Twitter. Sì. Creo que se que que sí. Vamos, Twitter. Ok, muy Vamos. breve, breve ma deciso. Ok, muy Vamos. bien. Ok, Creo muy bien, muy bien. sea la me me mejor. ¿Mejor qué cosa? La mejor creo que sea el mejor tweet. Ah, ok. Dices que podría ir en el top de El los top, el top. hashtag. La hashtag mejor. Ok, muy bien, muy bien. Mira, quiero saber entonces si me puedes decir, visto que están mis otros colegas, profesores, enseñantes, una pequeña poesía que puedas traducirme en este momento del italiano al español. Visto que te he visto muy apasionado de poesías, Baudelaire, quisiera ver si me haces una pequeña traducción. Es una poesía Mira, en antes... escrita de amigo. Ah, ok, muy bien, muy bien. Se Más punto, claro. traducta es... ¿Qué pasa? Esame pilotato dai Bilingüismo piani alti, dimenso esame spagnolo. ¿Qué pilotato pasa? dai piani alti, esame ¿Qué pilotato pasa, dai mia piani alti, amor? ¿Qué esame pasa, mi pilotato dai linda? piani alti, ¿Qué esame pilotato pasa dai piani esta alti, esame noche? pilotato ¿Qué dai piani pasa? alti. L'amor pasa, l'amor. Muy bueno, muy bueno, muy latino. He visto una cosa latina, muy bravo, muy bravo. Ok. Mira, Gracias. otra pequeña pregunta. Quisiera saber exactamente en qué otro tipo de país ha sido influenzato por el español. No Ese. hay solo, no hay solo, es un poco a la historia, también se va a colegar al mi colega de historia.
que la España invadió varios tipos de países. Países. Quisiera saber qué otros países influenciaron. El Honduras. Ok, espera. El Cuba. No, hablamos también de otro continente más. No hablamos solo del El Sudamérica. Ok, entendí muy bien qué es el Sudamérica. Quiero saber si en otros países al de fuera, más allá de Sudamérica, en Europa... El México. Ok, ese es el... ¿Dónde se encuentra, agarramos un poco de geografía, el México? El México se encuentra con los Estados Unidos de América... Ok, no, está el Centroamérica en el México. En el Centroamérica está. Ok, muy bien. Quisiera saber si en los países asiáticos hay un país que ha sido influenciado por el idioma español. El Filipinas. Muy bravo, muy bien. Visto que hay un poco que agitarte un momento, un poco que empujarte para hacerte salir afuera un poco las cosas que sabes, ¿ah? Sabes, es bravo, ma como decía mi profesora de italiano, no se empeña mucho, pero es bravo, ¿ok? Gracias. Estamos muy bien. ¿Quieres hacerme un simple saludo a la profesora Iva? Simplemente decirle, te lo digo en italiano, quiero ver si me lo puedes traducir, ¿ok? Visto que te he visto bien vestido, bien educado, ¿eh? Ok, te lo digo en italiano, al menos tú me haces una traducción en vivo. Ya. Ciao cara, ¿cómo estás? Ho visto que stasera sei un raggio di sole. Ti andrebbe venire con me a fare una bevuta? Una frase muy simple, muy tranquila y derecha, de frente. Si me la puedes traducir, por favor. Hola, profesoresa Iba. Pues, muy bien. Un rajo. ¿Un qué? Un rajo. De sol. Un rayo de sol. Muy bien. Un rayo de sol. Una pregunta. ¿Te también a bebuda conmigo? Un pequeño drink con el sottoscritto. Ok, el sottoscritto es... Ok, ok. El conmigo. Conmigo. Visto que es conmigo. Conmigo, ok. ¿Terminó? Está bien. Era un poco más diferente, pero está muy bien. Mira... Yo, para mí está muy, muy bien, has hecho unas buenas traducciones y por el momento, para mí, podemos pasar adelante. Presidente, por favor. Gracias, profesor Delgado. Io direi che possiamo passare su una delle materie che so piace molto al candidato. Chiederei l'intervento del professor Vitale con una breve domanda di matematica e una breve domanda di fisica. Buonasera Presidente, buonasera anche al candidato Saturni che mi ha molto sorpreso in questa discussione. Allora, abbiamo parlato di persone che attraverso il web si collegano, insiemi di persone che si collegano, perciò una domanda semplice, che cos'è una funzione? Una funzione... è una funzione è un come posso dirlo? Scusi che sono settato con lo spagnolo. Una funzione certo, prende il suo tempo. È l'insieme è un insieme la funzione? Una funzione è una funzione è un insieme è un insieme di mi faccio un esempio di qualche funzione x uguale x più 3 uguale y ok e diciamo quali x sono uguale quindi gli f di x
Ok, diciamo, ok, questa può essere una funzione, va bene, ma quindi quali sono gli elementi che servono per definire servono una funzione? Una... Serve una... serve una x... Se la chiamiamo g, che cambia? Serve... Il nome... Servono... Un po' il suggerimento c'era prima, perché ho parlato di cosa che si collega. Sì, cosa... È un insieme. Ok, un insieme da cui... Cioè, un collegamento, quindi cosa serve per collegare? Servono... Servono due cose. Due? Due, una x e una y. Due, diciamo due cose cosa, cosa colleghiamo? Due punti. Due insieme. Non so... Due insiemi, no? Possono essere okay, due insiemi. Perfetto, ok. E come li colleghiamo questi insiemi? Questi insiemi? Cosa serve di particolare? Serve e colleghiamo l'insieme di un dominio con un solo insieme dell'altro. Un solo elemento un dell'altro. Un solo elemento dell'altro serve una veridicità. Che siano uguali. No, non necessariamente, possiamo anche partire da, con insiemi diversi. Però l'importante è che colleghiamo tutti gli elementi di un insieme di partenza. Ah, diceva prima lei giustamente, esatto. L'ha chiamato? Sì, sì. Dominio ha un unico elemento del codominio. Esatto, ogni elemento lo colleghiamo, esatto, ogni elemento del dominio lo colleghiamo a uno solo elemento del codominio, ok. Quindi qualche esempio di funzione che si studia nel quinto anno in cui lei è appunto... Qualche esempio, insomma, ci sono tante funzioni famose. Il seno. Per esempio, no? Grandissima funzione, molto usata, e anche la sua compagna, coseno. Diciamo, magari, no? Perfetto, sin ok. Sin x, sono... cosin y. Seno diciamo... di x, coseno di x. Perfetto, ok, queste sono due funzioni, ok, benissimo. E, allora, visto che ci siamo, allora come possiamo, diciamo, provi ad applicare questo concetto di funzione, che cosa le viene in mente nella fisica? Dove ha visto le funzioni? Dove si usano nella fisica? Un esempio. Nell'energia potenziale. Ok, perché? Perché quando c'è cioè, come... una palla qua l'energia potenziale è al massimo, se ce l'hai attaccata alla terra diventa zero e se fai così cambia. Ok, cambia, perfetto, quindi l'energia potenziale è funzione è all'altezza di cosa, in questo caso. Perfetto, ok, va bene, io sono soddisfatto. Grazie al candidato. Bravo, come sta... Come sta? La vedo un po' affaticato, purtroppo queste modalità sono un po' così, gli anni scorsi si faceva separato. Ho studiato 7 anni fa. Ah, la vedo abbastanza preparato, complimenti. Io direi di andare avanti, cambiamo, facciamo un altro salto e ci spostiamo, direi dal professor proprio Lentini, parliamo di... filosofia, anche lei una breve domanda perché i tempi iniziano ad essere un po' stretti, prego. Va bene, buonasera signora Ghimi, volevo, dato che l'ho sentita parlare inizialmente di Kant, dato che ho visto che sa molto bene Kant, volevo chiederle Schopenhauer, perciò sapere diciamo i vari collegamenti con Schopenhauer e Kant. Ma i vari collegamenti tra... Diciamo che Schopenhauer è tra fenomeno e numeno, cioè varie visioni del mondo degli entrambi, no? Lei ha parlato dei vari mondi di Kant. Diciamo che Schopenhauer arriva dopo Kant. Sì. Per cui lui ha preso, come da insegnamento, ha preso tutte le grandi cose che... aveva scritto Kant e ovviamente le ha studiate e le ha riapplicate magari cambiando appunto come diceva lei professore, cambiando punti fondamentali, punti di vista. Parliamo forse dell'esistenzialismo?
Sì, può essere collegato. Cosa mi dice al riguardo? L'esistenzialismo è una sorta di corrente Grazie, che è unito in sette nata mesi. di persone che vivevano la vita come tale, senza nessuno scopo. Ok, la vedo molto poco preparata. Vuole parlare di un argomento a piacere? Vorrei parlare di Kierkegaard. Va bene. Che mi dice Kierkegaard? No, il predecessore di Marx, no? Come lei ben sa. Ma posso parlare anche di Kierkegaard e diceva che Dio è morto. Esatto. E cos'è questa sua potente affermazione, no? Che cosa diceva proprio del fatto che Dio fosse morto? Cosa pensava più che altro? Cosa fosse Dio rispetto, cioè la popolazione, facciamo più semplice. Chi ha creato Dio secondo Kierkegaard? Noi. Esattamente. E perciò cosa ha fatto l'uomo? Cioè si è Ha alienato di distrutto qualcosa Dio, è l'uomo? diventato se stesso Dio distruggendolo. È così oppure secondo lui proprio Dio è una rappresentazione dell'uomo stesso, solamente in una materia più, diciamo, elevata? Era quello che cercavo di dire io, solamente che mi sono espresso con foga, mi scusi. Va bene. E l'uomo si è elevato qualcosa secondo Kierkegaard creando Dio? Sì, certo, Cosa? è arrivato il libero arbitrio. Le palle. Ok, vabbè. Possiamo finire qua, va bene. Diciamo, qualche lacuna, però può andare bene Sì, così. tanto dopo toglieremo il candidato e facciamo una discussione, naturalmente, solo fra di noi. Non c'è nessuno che ci guarda in live, occhiolino, Vabbè. sulla prestazione del candidato. Perfetto, io cambierei nuovamente. Mi piace fare un po' dei salti anche per vedere come il candidato riesce a reagire a questi cambi di argomento. E quindi interpellerei il professor Russo, anche qua con una breve domanda, come è stato bravissimo il professor Lettieri, una breve domanda sulla chimica, in particolare di laboratorio, dato che so che lei. Certo, allora, tu hai portato quindi il web, internet, l'elettricità. Se parliamo di pila Daniel, cosa mi sai dire? Mi scusi? Forse un po' troppo difficile. Mi vada più sul generico del laboratorio, secondo me. L'elettrochimica, le reazioni di ossidoriduzione, di cosa stiamo parlando? Andrea. Stiamo parlando di corrente in un fluido. Ok. Come, scusa? Di corrente alternata? No, no. Cerca, stai tranquillo, sei stato bravo fino adesso. L'elettrochimica, cosa studia l'elettrochimica? L'energia chimica di legame che viene trasformata in energia. Tra Se due parliamo di web, energia studia elettrica. il metodo di trasmissione che la corrente ha attraverso i corpi da cui viene attraversata. No, però apprezziamo lo sforzo. Ti ricordi almeno cosa sono le reazioni di ossidoriduzione? Intervengo io, Vuoi facciamo una una domanda domanda a un po' più. piacere? Come è fatto Dai, dai, un vogliamo qualcosa atomo? di più, Un atomo, come è fatto un atomo? di più semplice. Un atomo. La distillazione. Ti ricordi il principio alla base della distillazione? L'evaporazione. Ok, ma un po' più di precisione. La separazione. Innanzitutto, ok, quindi è una tecnica di separazione. Cos'è che si separa con la distillazione? Gli atomi di idrogeno.
L'elettrochimica No, sa la presa e il no, ragazzo sì, la metete. separazione È il abbiamo un cugino di miscuglio Telespalla di più Bob. sostanze, giusto? E cerchiamo di separarne una dall'altra. Sì. Con cosa sfruttiamo per separare una Il sostanza fuoco. rispetto a un'altra? No. Cosa, ok, il calore ha un'importanza, ma le varie sostanze del miscuglio cosa hanno di diverso? Il punto di? Di ebollizione. Esatto, il punto di ebollizione. Sfruttando questo, riusciamo a separare una sostanza dall'altra. La distillazione più famosa che conosci, qual è? Un esempio di distillazione molto Birra. famoso. Va bene, quella degli alcolici oppure la distillazione frazionata per cosa viene utilizzata? Sempre parlando di elettricità, un modo per ottenere comunque energia, carburanti. Esatto, Per la benzina. esattamente. E invece. Il greggio grezzo viene mandato in queste fabbriche e viene raffinato e diventa carburante per tutti noi. Per tutti noi. E hai qualche altro argomento a piacere? Vuoi una domanda di riserva? Ti ho visto un po' carente. La teoria di indeterminazione di Heisenberg. Molto bene, vai, vai, spiegamela pure. Praticamente dice che siccome l'atomo è sia materia sia onda, se tu lo vuoi apprendere in quello specifico momento, se gli vuoi scattare tipo una foto, vuoi cercare di fermare, in realtà non è lì in quella posizione esatta, ma è in un punto abbastanza così. Può essere un po' su, un po' giù, un po' a destra, l'elettrone, un po' a sinistra, e Ok, quindi è tutto indeterminato, un po'. diciamo molto macaronica, ma possiamo. Un degno riassunto, secondo la mia modesta opinione. Sì. Lo spin dell'elettrone che fa le sue cose. Quanto vale lo spin? Spin positivo o spin negativo? Sì. E quanto vale? 0,5? Mezzo Bravo. meno un Non mezzo. scordarti della costante di Mezzo Esatto. micron. No, un mezzo meno un mezzo, era giusto, Ah, era giusto. ok. Bravo, bravo. Dai, direi che ha recuperato, nel finale ha recuperato. Perfetto. E grazie mille, professor Russo. Naturalmente rimanga qua che dopo 129 discutiamo del voto 869 finale. Penso che sia 429. Ciao, Johnny. arrivata Grazie dello finalmente spin. l'ora di parlare Sei di molto forte educazione su civica, quindi RP. chiedo alla professoressa Toni di interrogare il candidato. Salve, buonasera candidato Hakimi. Buonasera. Allora, lei ha parlato del web, del mondo dell'internet. Io le vorrei chiedere l'articolo 21 della nostra Costituzione, di cosa parla? Allora, l'articolo 21 della nostra Costituzione è un articolo che, ovviamente, se lei mi fa questa domanda, credo parli di libertà, quindi Sì. Esatto, parla della libertà di espressione. della manifestazione del pensiero. Esatto, quello che lei ha detto, sono un po' emozionato. Si figuri. La Prego. manifestazione del pensiero è libera in Italia, a patto Bigiogero nell'interrogazione, in questura era che più credibile Bigiogero nell'interrogazione, in questura non era più credibile risulti Bigiogero nell'interrogazione, in questura era più un'istigazione. credibile Bigiogero nell'interrogazione, in questura era più credibile A Bigiogero ledere la libertà nell'interrogazione, in questura d'altri. era più credibile Ok, Bigiogero va nell'interrogazione, bene. in questura era più credibile Bigiogero nell'interrogazione, in Scusate, questura. eccomi. Sì, poi? Ogni forma di libertà di pensiero, di parola è espressa finché non va a ledere la libertà o il pensiero di un altro cittadino. Esatto, bene. Ok. Quindi diciamo che la nostra carta costituzionale tutela questo diritto fondamentale. E le vorrei chiedere anche
insomma, rispetto sempre al mondo dell'internet, ok, libertà di pensiero, ma vi è anche libertà di informazione? Guardi, qua, certo che vi è libertà di informazione, certo, anche se devo dire la verità, qua in Italia non siamo messi così bene. Parla un po' di però c'è libertà di informazione, la libertà di informazione è garantita dalla nostra Costituzione, per cui ogni persona italiana è anche sia tutelata dallo Stato, ma anche la garanzia di esprimere come e quando vuole la sua libertà di pensiero, anche tramite mezzi informativi, quindi può esprimere non solo una realtà oggettiva, ma anche una realtà soggettiva. Mi può spiegare meglio questo concetto di libertà soggettiva? Nel senso, se faccio un esempio, se una persona ammazza un altro e dice quello ha ucciso Y, quella è informazione oggettiva. Se invece un'altra testata dice Tizio ha fatto bene a uccidere Y, quella è informazione soggettiva. Ok, per soggettiva quindi quando vi sono opinioni personali. Allora, siccome appunto la libertà di pensiero è tutelata, anche la stampa non può essere soggetta a censure o autorizzazioni. Certo. Lo dice anche, lo afferma anche l'articolo 21 nel secondo comma. Vorrei fare un salto temporale all'indietro. Questo comma, il secondo comma dell'articolo 21 è molto importante perché va in contrasto a quello che succedeva nel regime totalitario. Esatto, sì. Mi spiega meglio questo passaggio. Allora, quando c'era lui, no, vabbè, mi scuso per questa cosa. Nel regime totalitario questo articolo non c'era perché non si poteva andare non si poteva andare a ledere gli interessi o come era visto il partito. Ok, sì. E era vietato, quindi c'era più un'incanalazione dell'informazione soggetta a delle revisioni da parte dello Stato. Cioè non era quasi impossibile fare determinate cose perché non era concesso non era sottoscritto dalla giurisdizione. Ok, ho capito che lo sa, però vorrei me lo spiegassi un po' meglio. Quindi se ci può riflettere un attimo. No, mi può rispiegare la domanda? Sì, allora, nel regime totalitario l'informazione era a chi apparteneva? Cioè era libera? No, apparteneva al regime stesso. Esatto, in che modo? In che senso? Ah, il regime stesso era unico portatore di informazioni tramite vari mezzi. Come il regime stesso poteva propagandare le loro idee, aveva il suo giornale, la sua televisione, il suo comizio e erano vietate altre forme di informazione. Altre forme di espressioni che potevano andare a ledere il partito unico. Sì, esatto, va bene. Allora, io farei, cioè io tornerei un attimo per concludere al diritto che concerne internet. Vorrei chiederle se ce l'ha presente la dichiarazione dei diritti di internet. Perché le faccio questa domanda? Perché con l'avvento del Covid soprattutto si sono riscontrati diverse problematiche
ovvero che il nostro ordinamento non regola il mondo dell'internet, non tutela il libero accesso a internet, appunto. Quindi che cos'è questa dichiarazione dei diritti di internet? È che è una dichiarazione che è rivolta ai cittadini, per cui qualsiasi persona deve avere accesso a internet. Ok, sì, va bene. Tutela appunto tutela la possibilità di accedere ad internet. Infatti internet, attraverso questa dichiarazione, è interpretato come diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale. Certo, come volevo dire, ma ovviamente ha detto meglio lei. Sì, no, è stato molto bravo, io avrei terminato. Grazie. Perfetto, allora abbiamo le ultime domande prima delle mie conclusive, ma sarò molto, molto buono perché vedo che il candidato è già affaticato, ma ciononostante regge bene il colpo. Professor Cassano, prego con le sue domande di italiano. Buonasera candidato Saturni, ricollegandoci all'argomento del web, quest'ultimo ci ha permesso di, come ha permesso anche a lei, di crearci un personaggio che non rispecchi per forza la persona con le caratteristiche e con il carattere. Quindi ci colleghiamo ad un autore che tratta proprio dell'identità, che è Luigi Pirandello, con la sua teoria delle maschere. Me la vuole spiegare lei? Sì, Luigi Pirandello, oltre che scrittore, anche sceneggiatore di teatro. Lui diceva che ad ogni uomo una maschera, come si può dire nei personaggi, cinque personaggi in cerca d'autore. Ognuno interpreta un personaggio a seconda delle esigenze, mette su una maschera. Esatto, ognuno a differenza della situazione in cui incappa, si pone una maschera, come può essere quella del buon padre o quella del buon streamer. Ha idea di in che epoca siamo o dove è nato? Pirandello, certo. Sì. Siculo. Ok, era di Agrigento. Sì, della Sicilia, sì. Che epoca più o meno? Siamo intorno al 1800? Siamo intorno al 1878. 67. Non so, la sua opera più famosa si ricorda qual è? Uno, nessuno, 100.000. E diciamo è stata forse la terza. La più famosa è Il Fu Mattia Pascal. Il Fu Mattia Pascal. Che tratta di? Che tratta di questa persona che è morta. Che si finge morta. Che si finge morta, ma in realtà e vive come se fosse morto. Sì, sotto un'altra identità. Sotto un'altra identità, un millantatore. Durante, diciamo, la storia, questa persona abbandona quindi la sua vecchia vita e succedono dei fatti li portano a riflettere della sua decisione e ritornare indietro. Esatto. Mi può dire o come può finire o quali sono questi fatti? Si ricorda qualcosa? Che lui partì. Ok. Al nord. Ok. Sotto un'altra incontrò un ladro che sparò al padre.
No, gli rubò. Ah, gli rubò tutto il controllato, gli rubò tutto, tornò indietro e nessuno gli credette più. Oltre questo, non poteva neanche denunciare la scomparsa del Esatto, certo, tizio. perché era già morto e quindi gli Certo. ridevano in faccia. E quindi a quel punto è tornato indietro, tornando a casa da sua moglie, che cosa ha provato? Ha trovato un altro uomo. Chi? Il Suo suo migliore amico. padre, suo migliore amico, certo, sì, il suo Il suo migliore amico migliore amico. ha trovato il suo migliore amico e diciamo io la definirei una tragicommedia. Sì. Infatti parla di differenza tra comicità e ironia. Mi sa dire La comicità è quando vuoi far ridere una persona e basta, e l'ironia può anche essere usata per fare un attacco, far per riflettere. far riflettere, esatto, sì. Esatto, Ok, quindi fa anche ridere, ma fa anche riflettere. sì, esatto. Va bene, per me va bene così, va bene così. Grazie. A lei. Perfetto, allora. A chi me le faccio appunto due domandine io, non so se lei sa, io sono un professore di informatica, quindi le farò una piccola domanda di informatica. So che è toccata un po' all'interno di alcune delle materie, ma quindi non si preoccupi dell'esito. Non ho potuto fare a meno di notare, devo purtroppo dirglielo, che c'era un tale Mangiafuoco che qua su questa chat qua che io non conosco Ah, bene ma non qua ci me ne hanno sono messo. accorto, Presidente. Secondo me se n'è accorto perché quando io ho provato a scrivere che gli hanno sparato al padre, lei ha letto senza neanche guardare chi fosse l'autore. Ma in ogni caso, ne Ma terremo conto in fase di Presidente, valutazione. era una mia idea, cioè mi ero confuso veramente. Perfetto. Allora, le vado a fare la mia piccola domanda. Abbiamo parlato di internet. Abbiamo parlato, insomma, qua domande su internet ce ne sarebbero tante di ordine tecnico e non solo, gliene voglio fare una di ordine tecnico. Lei sa che sul web ogni dispositivo, quindi computer, cellulare, eccetera, è univocamente identificato, giusto? Come? Certo, da un codice IP. Perfetto, sì, non è un codice, ma è un indirizzo IP, proprio Indirizzo perché IP. identifica in maniera univoca il dispositivo o quantomeno la sottorete. E che cos'è questo indirizzo IP? Come è fatto? È una Parliamo targa di digitale IPv4. composta da quattro numeri e quattro sequenze di numeri intervallate da punti. E rappresenta un po' la targa che negli anni si è sviluppato e ha cambiato un po' forma perché c'erano troppi dispositivi, per cui si è trovato questo sistema a 56 numeri che intervallati tra loro riescono per ora a creare delle targhe per tutti quanti quasi infinite, per cui per ora non ci dobbiamo preoccupare a cambiare il sistema del riconoscimento IP, ma ci teniamo quello finché poi tra molti, molti, Quindi molti anni. lei mi dice il passaggio questo tra IPv4 e IPv6, no? Ma in realtà è stata fatta anche una cosa molto intelligente per cercare di riutilizzare, perché gli indirizzi IP sono, come diceva È lei, statico e dinamico. no, mi riferisco al fatto che anziché assegnare un indirizzo IP. Vabbè, questo è un po' complicato, però dal suo router, ok, tutti i dispositivi che si trovano in casa sua hanno un IP pubblico che è È lo un IP stesso. privato. Ok, mi fa un esempio del classico IP privato che ci avrà anche in casa sua, nella sua LAN. Certo, glielo dico. Dico l'IP? Sì, no, mi dica il suo, che Sì, poi penso anche la io. Ah, un diciamo IP che locale. l'IP locale è definito Classicone. dal numero 168. Guardi, gliel'ha scritto anche il professor Ma Lentini. non lo 190. so, 192.168.1.1. Perfetto, perfetto. Va bene, va bene. E poi, guardi, ho un'altra domanda, ma questa qua è più per una cosa mia. C'ho mio figlio che ha 15 anni, no? E sta sempre lì su sto Twitch, che a quanto ho capito anche lei. E
e mi qua, cioè, guarda mi ha tolto lei, poi mi guarda Blur, e fa sempre che mi parla, mi fa sempre Pepe Laf. Mi può spiegare cos'è sto Pepe Laf e ste rane che c'ha sempre da tutte le parti? Sono delle immagini che tramite delle scritte la gente può vedere tramite immagini, e quindi vedono queste immagini un po' così di rane. Ma immagini che... delle rane? Ma immagini... quelli sono le rane di Trump? E ci sono... Lui se... Non mi può, professore, andare contro in questa maniera politica? No, io ero solo curioso di capire, perché lì parlano tutto il tempo a tavola, Pepe Laf, Eds, e non capisco mai una parola, sembra che non si possa più parlare il bell'italiano di una volta. Comunque, carissimo, io la ringrazio. Vi lascio deliberare, vado un attimo a sciacquarmi la faccia nel mentre. Perfetto, io la devo sostituire con il... Prego, faccia pure. Allora, com'è andato secondo voi? No. Io l'ho visto, devo dire, sorprendentemente preparato, ma infatti poi scorrendo nella chat ho visto, perché sapeva il dominio e il codominio, cioè tirar fuori dominio e codominio è strong, perché gliel'ha scritto Mangiafuoco, che verrà radiato dagli studenti naturalmente. C'era anche qualche data, insomma, che è stata suggerita. Sì, la data pure. Mm-hmm. E, ma io direi, se avete un punteggio in centesimi ognuno, se volete fare un commento, ma proprio 3-4 parole e poi il voto, io li segno e poi facciamo la media. Allora, per quanto riguarda la mia materia, cioè ammetto che gli studenti di oggi sottovalutano l'importanza del diritto, di educazione civica, e va bene, comunque se l'è cavata a esporre l'articolo 21 ad esempio, e quindi io gli devo dare una valutazione in centesimi, quindi gli darei un 85. Ok. Andiamo pure in ordine di come siamo. Quindi nella valutazione teniamo conto soltanto della nostra materia, giusto? Sì, okay. Esatto. Mm-hmm. Poi io do un voto generico e poi facciamo la media di tutti. Io ho una domanda, ma deve essere una valutazione più da scuola pubblica o da centro studi? Che differenza... È un po' più, diciamo, sono un po' più restrittivi. No, scuola pubblica, anche non, cioè, che alla fin fine poi noi si vuole andare in vacanza, cioè, quindi cerchiamo di finire e andarcene a fare in culo. Ma scusate, ma maturando stavo origliando alla porta? Sì, no. Qualcuno magari esce da controllo, magari il bidello, sentito che prima c'era uno scappellotto. Allora, sì. Santoro, mi dica la sua valutazione. Ma guardate, per me non è andata bene, ecco, io ho chiesto di Coolidge, non mi ha saputo rispondere. Cosa stai facendo? Poi di Shelley ho chiesto Ode to the West Wind e non mi ha saputo rispondere. Io, diciamo, l'ho già sentito in conversazione. Lui non farti beccare, se ti beccano ti bocciano, cazzo. Avevo già sentito, poi avevo fatto, io personalmente già lo conoscevo, avevo fatto anche delle lezioni private di inglese. Quindi il ragazzo comunque in inglese lo sa, soltanto la letteratura un po' mi cade. Quindi io più di un 65 non posso dare. Ok. Vabbè, però comunque è sufficiente, dai. Sì. E beh, non credo che potremmo bocciarlo in ogni caso, quindi... Sì, infatti, anche perché ci ha pagato... Vabbè. No. Infatti. Sì, sì, che mi potete diciamo bocciare. Iba, dica pure. Allora, io ho notato un occhio per l'arte molto arguto, devo dire. Un senso critico di giudizio molto raffinato. Degli argomenti poco approfonditi, diciamo, non sono molto soddisfatta delle sue risposte. Però un 72 per me è il voto. Ok. Tony, l'abbiamo già sentita. Professor?
Guardate, per me è stato abbastanza deludente, nonostante ho saputo che abbia studiato per 5 anni di fila questo spagnolo maledetto, ma purtroppo anche su una semplice poesia non mi può cadere così in basso riguardo a qualcosa di così breve, non mi ha saputo dire neanche la traduzione completa di quello che gli ho chiesto, non è stata eseguita correttamente, quindi di conseguenza per me è un 40. Aia! Che dolore. Purtroppo sì, ma ha confuso anche il Messico che è in Centro America, quindi è proprio... mi dispiace. Professor Fausto? Sì, allora, se, da quello che avete visto anche voi, sulla prima rivoluzione industriale, niente. La seconda, posso capire a livello internazionale che, meno male, non sai benissimo la geografia, ma almeno a livello nazionale, due cose abbiamo in Italia, il triangolo industriale e la Fiat. Lì credo che dicesse la figa per un momento. Prego. Abbiamo anche quella, ma non c'è la rivoluzione industriale. Per quanto riguarda la terza, ma solamente se vuol dire che è nato il computer ed è nato internet, fin lì abbiamo capito tutti. Le date le ha copiate dal collega Mangiafuoco. Sì, le date le abbiamo viste tutti. Io, perché sono generoso, il ragazzo è molto grande, ha cioè, 27 anni e fa la maturità. Questa età gli diamo un 70, tanto per farlo uscire. Sì, poi io non sono stato qui a ripeterlo, però voi sapete che ci sono stati mandati... Achimi, ma che sto sentendo? Secondo me ti passi. Che testimoniano, insomma, altro... che lui è dislessico, quindi dobbiamo comunque tenerci al programma ministeriale. Il prof di spagnolo è un po' stronzo, ti consiglio di zampare la vacanza. Quindi... sì, sì. Abbiamo i certificati. Vediamo. Sì. Se leggo. Perfetto. Russo? Ma c'erano delle difficoltà serie. Difficoltà serie... si è un po' difeso, ha un po' reinventato la chimica nei minuti finali, 60, più di 60 è difficile, 60 perché probabilmente aveva bisogno di un po' più di tempo essendo appunto un studente particolare. Ma devo dire che le prime domande che ha fatto erano molto difficili. Anche la distillazione, se uno non sa bene come è fatta, è complicato. Non si può essere sempre accondiscendenti. No, 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 ma infatti va bene, 60. E Cassano? Allora, secondo me il candidato su alcuni punti si è espresso in maniera giusta, si è un po' arrampicato sugli specchi, in altri, però questa sera mi sento comunque particolarmente generoso, quindi 77 glielo do. E professor Vitale? Guardi, io durante la presentazione ho già pensato che il candidato fosse da promuovere per la citazione a Fibonacci, insomma, quindi alle successioni, anche se impropriamente dette, quindi già partivo con l'idea di almeno mettere 60. Sulla definizione di funzione purtroppo mi è un po' caduto, complice anche appunto il suggerimento arrivato, dominio codominio, quindi è stato un po' generico, tuttavia mi ha recuperato un paio di punti grazie alla funzione seno, perché insomma si è subito acceso il cervello, e altri 2 punti per l'energia potenziale, l'esempio della funzione, insomma, in funzione dell'altezza mi è piaciuto, e quindi secondo me si può dare 64 tranquillamente. Possiamo dare, che tra l'altro è anche una potenza di 2, quindi mi rallegra, era fatta apposta. E professor Lentini? Beh, iniziando dalla tesi dove mi ha citato Kant, anche se in maniera non del tutto perfetta, ha avuto diverse lacune soprattutto con Kierkegaard e Schopenhauer, però calcolando che non sono materia di indirizzo gli darei un 70 tranquillo. Sì, allora io diciamo mi trovo abbastanza d'accordo con tutti i vostri voti, forse il professor Vitale è stato un po' troppo gentile, perché considerando, cioè il candidato evidentemente non ha idea di cosa sia una funzione, ma va bene così, però è anche la materia dove mi sento un po' più preparato, quindi agli altri lascio naturalmente i miei colleghi, mi fido completamente dei miei colleghi. Io di mio... ritengo che il candidato sia preparato overall, considerando appunto un po' i problemi linguistici e anche la longevità. Per me è da 69, proprio.
Preciso. Quindi aggiungerò questo mio voto e mi ritiro un secondo per fare la media e intanto faccio rientrare il candidato, magari potete dargli qualche consiglio, anche perché adesso so che lui vuole andare all'università, quindi magari potete dargli qualche consiglio. Arrivo subito. Ah, il candidato, vabbè, gli diamo 40 a tutti adesso. Si è già avviato all'università. Ha abbandonato la sede. Ragazzi, vabbè, abbiamo promosso però troppe persone in effetti, eh. Quest'appello anch'io ci ho pensato. Troppe persone. Non ma possiamo non è che il ragazzo di prima che non ha detto niente. Ancora quello prima. Poi non so se vi sentite sul bidello. Il signor Archimede, per l'attenzione, è andato in mangia fuoco. È qualcosa di davvero assurdo. Cioè, mi ha già aiutato l'amico. Sì. Io non va bene. Più di 60, cioè 60 i do. Se fa tutto. Signor Saturni. Salve, scusatemi, ero a far pipì. Era andato già a festeggiare. Si parlava di prospetti universitari, no? Si parlava di cosa fare dopo con l'università, giusto, signor Saturni? Cosa intende fare? Sì, ho intenzione di fare astrofisica. Ah, astrofisica? Sì. Mi piace molto. Quale molto. Ateneo? Pisa. Ah. Alla normale. Scuola Sant'Anna. Bene. Ripassi bene le funzioni, allora. No, ma sì, le sapevo le funzioni, ma diciamo che è stato, visto che col programma siamo talmente avanti, ho perso un attimo il fulcro della base. Avrebbe preferito qualche domanda, non lo so, sugli integrali, sulle derivate, per essere più... Sì, mi ero preparato molto meglio su quello, però sfortunatamente sulle basi ero un po' lacunoso. Eccomi, scusate, mi scuso col professor Cassano, ma dovevo togliere qualcuno e ho scelto qualcuno che non ho ancora tolto. Ho qui la votazione e diciamo le ripeto un po' i voti che sono stati dati e poi le do naturalmente il punteggio finale, che è la media aritmetica. È venuto un numero particolare. Allora, per civica 85, per inglese 65, per arte 72, per spagnolo 40. Ho scritto Fausto, che è storia. 70, sì. Russo, che era chimica, 60, per italiano 71, mi sa che ho scritto male, era 71, è l'unico che ho tolto. Aspettate, professor Cassano. Ah, se n'è proprio andato. Niente. Ah, no, è qui. Si è offeso. Era 71, professor Cassano? O era 77. Ah, vede che ho scritto me. Peccato, perché può cambiarlo in 71? Vabbè, quanto cambia una media, tanto, no? Non è un problema. Ti avevo detto cambia di meno di uno. I bigliettini. Sì, ma te li hai fatti vedere facendoli cadere nella chat mio mega. Ok, quindi italiano 71 appena scammato, poi c'era filosofia. Non mi sono segnato gli ultimi due, era 70, mi pare. Sì, 70. E l'ultimo che manca era matematica e fisica, no? Matematica a chi ha dato 64. Io devo dire una cosa prima di ricevere il voto, che il professore di spagnolo e il professore di chimica tutto l'anno non sono praticamente mai venuti a insegnare, per 5 anni non sono quasi mai venuti, ci facevano giocare col telefono oppure stare in classe a non far niente, per cui se non sapevo nulla non è, diciamo, colpa di noi alunni, ma è colpa della mala gestione della scuola e dei professori che dovrebbero essere allontanati. Ma mi permetto di dire che questa non è stata per la classe. Lei è sotto giudizio. Ah, ok. Se proprio vogliamo dirla tutta, lei qua mi ha fatto anche 35 assenze, quindi... Cioè, ma io sono sconvolto da questa conversazione... incivile, preistorica, mi viene da dire. Non so se innanzitutto lei come si permette di parlare così al corpo docenti,
anche se dovesse aver ragione, e questo si verificherà nelle sedi appropriate, lei non si deve permettere di parlare così ai miei colleghi. Chieda immediatamente scusa. Mi scuso. Beh, influirà sulla condotta finale questo. Io ho dato come punteggio 69. Facendo la media risulta che il suo voto finale è 66.6. 666, e quindi lei esce, arrotondiamo per difetto, a causa di quello che ha appena detto, se no sarebbe stato per accesso. Lei esce con 66, quindi è ufficialmente diplomato con questo voto. E andate a fanculo. E guardi che non ha firmato, eh? Cazzo. Non ha firmato. Mi scuso. E via. Ecco qua. So fare, Kibi, c'è la condotta, buon aspetto. Perfetto, ragazzi. Mi sono diplomato, chiedo scusa ai professori. Non so, sia i professori sia i ragazzi in chat. Allora, non lo farei con Mangiafuoco perché non è uno streamer, ma non so se tipo c'è qualche streamer che vuole venire. Beh, molto più. Forza. Non so se c'è. È un po' lunga da rifare. Sì, ma poi non credo che sia così nella realtà. È più lunga nella realtà. Di è sicuro. Più lunga, sì. Un'oretta circa. È durato un'oretta, io mi ricordo di aver fatto 20 minuti. No, sì, ma allora, perché Andre, noi avevamo la prima prova, la seconda prova, la terza prova e l'orale, mentre qua è tutto una cosa unica. Okay, è un super scam, infatti. Io vorrei far venire Madux. Ma facciamo, possiamo organizzarlo. Ah no, loro sono tanti, conviene. Tanto il link ce l'hanno già, ma conviene. Voi potete rimanere, ragazzi, Paolo, altri un'altra 20 minuti. Sì. Io non so se tu vuoi fare il capo. Potrei fai fare tu il presidente. Faccio io il presidente di commissione. Yes. Allora, in realtà suggerirei per semplicità di silurare anche un professore. Professore, perché allora, così si è giusti. Io tanto vado via e quindi siamo a posto. Però devi togliere uno. No, devi stare dietro le quinte comunque. Noi mettiamo Rice. Ok. Sto crepando di sonno, te l'ho detto. Ieri sera giocare fino alle 4 mi ha ucciso. Mettiamo Rice, ma non è un problema. Però bisogna scegliere un po' fra i professori uno che magari deve andare a dormire. Io direi, guarda, siccome è una cosa che fanno veramente in pochi, chimica, che è veramente difficile. Mentre invece io non ho mai è l'unico fatto. Che non è in chiamata. Si parla degli assenti qui, anche dopo l'esame. Assenti. Aspetta, lo rimetto dentro perché altrimenti, poveraccio. Vabbè, tolgo a caso. Professore di chimica. È stato licenziato in tronco, non so se hai sentito. Sì, guarda caso, è l'unica materia in cui non sapeva nulla. Ma è difficilissima chimica. Beh, però, diciamo, con le frequenti uscite al bagno, mi aspettavo che un po' più di chimica. Non ho mai studiato chimica in vita mia, io. Chimica della strada, si potrebbe dire. Vabbè, senza o chimica del bagno. Niente. Ma anche chimica nel bagno. Buona continuazione. Grazie, poi, professor Russo. Grazie mille, caro. Un abbraccione. Arrivederci. Vai. Ok, arriva. Dovrebbe arrivare il signor Madux. Dovrebbe arrivare il signor Maduxiere. Enrico, mi puoi cambiare il nome in presidente? Beh, ha fatto una rapidissima carriera. Prima di iniziare l'esame mi allontano un minuto e che vado in bagno. Vada, che hai comprato la laurea. Ti metto il cognome più bello che hai di tutti, ok? Secondo me è il cognome più professoroso dei tre che hai. Grazie. Tra l'altro sono in camicia, sto pezzando, ma non finivano mai. Comunque te la sei. Allora, a parte, vabbè, sullo spagnolo obiettivamente
so se in spagnolo è difficile, però comunque nelle altre cose te la sei cavicchiata, è un po' così, e poi mi hai fatto ridere perché mi ha proprio fatto ripensare a come quando noi eravamo al liceo si rispondeva per ah sì, certo, la sapevo ma non mi è venuta in mente mentre ovviamente era grazie Leon, molto, molto interessante, vediamo se arriva il maduxiere. Va bene, signor Mangiafuoco, lo allontaniamo anche perché fa il, da suggeritore. Sì, no, Mangiafuoco si dovrebbe fare una cosa troppo più seria. No, vabbè, lui no, Mangiafuoco, facciamolo bocciato, salutare almeno, mi tolgo, facciamolo salutare. Vabbè, È mutato, Mangiafuoco. È mutato. Gaffe iniziale. Volevo soltanto dire che il mio coetaneo ha dovuto sostenere 10 materie, che non sono poche, e tra l'altro a noi ce ne fanno solo 7, quindi... Bravissimo, ho visto la tesina, all'inizio è stato molto bravo a collegare, quindi io sono fiero del mio amico Andrea, del mio coetaneo, sono molto felice. Ecco. In bocca al lupo per la tua maturità. Porca no, ora sono diventato presidente di commissione, per cui mi deve dare del lei. Ah, mi scusi, la vedrò alla mia commissione probabilmente, allora arrivederci. Arrivederci e buona fortuna. Grazie mille. Ciao bello. Ciao bello. Eccoci qua. Eccoci qua. Ciao. Ma sai chi può anche essere interessante? Michelle, ma non credo ci sia Michelle. Aspettiamo il candidato Vadux. Ora io sarò assalito dalla fama di potere perché sono stato promosso da una posizione all'altra. Il cosiddetto schiavo liberato, no? Esatto, per cui sfortunatamente... Comunque direi una domanda sola, perché altrimenti diventa troppo lungo, una domanda sola, sì. Al massimo con l'aggiustino... Tac. Comunque quello che, il professore che mi è piaciuto di più è quello di spagnolo, cioè sono ammaliato dal tuo parlare spagnolo. Arrivo dal Sud America, quindi più o meno, penso sia normale. No, lo so, ma proprio... è figo, cioè nel senso a me piacerebbe saperlo parlare, non so niente, ho solamente guardato le series TV in spagnolo. Casa dei Casa de Papel, tipo la, casa de, la Casa de Papel Elite del professore, sì, e poi tra l'altro già assomigli, e poi Paso Adelante, no, Paso Adelante no, e poi allora, ragazzi, il candidato si è messo in camicia, sarà meglio. Chi ha magari, oh, ragazzi, Sara. Se voi ci siete le sere, prendiamo questa commissione e lo rifacciamo un'altra sera. Fatto magari con qualcuno che forse ha finito le scuole, visto che Madux non so se abbia mai finito la scuola. Ok, e qua sotto, quindi, cara commissione, io vi saluto, vi lascio nelle mani del sapiente presidente professor Tabrizzi, che saprà guidarvi anche meglio. Mettimi al tuo posto poi, Hank. Ecco qua. E saluto anche la chat, scusate se vado via un po' prima, ma sono distrutto, domani sarò ferresco come un fiore. Un bacio a tutti voi qui, un bacio al candidato e un bacio alla chat. Good night. Arrivederci. Ok. Salve. Salve. Si può presentare? Ci faccio vedere la stanza, che non ci siano... Ci giri la webcam? Lei è? Maduccie! No, no, nome e cognome, per favore. Pasqualone. Antonio Pasqualone? No, Pasqualone Libero, cognome. Pasqualone Libero. Il cognome è Libero o... Oh. Il cognome è Libero. Ok, signor Libero, ci può far vedere la stanza? Libero con due B. Mi schiarisco un po' la voce, forse non si è sentito. Libero! Pasqualone, okay, ci faccia vedere la stanza, per favore. E non ci siano bigliettini o... Vai. Sì. Ma è un poco agitato, vedo. Okay.
È il mio primo esame di maturità, per questo. E anche l'ultimo. Speriamo, si spera che sia l'ultimo. Mamma mia, infatti sì, sto da già un bel po' di anni per prenderlo, spero questo sia l'anno esatto. Perfetto. Sei preparato? Quanti anni hai fatto l'esame di maturità? Come mi scusi, prof? Quanti anni? Io sono il professore Fausto di storia, buonasera. Salve, Fausto di storia. Sì, quanti anni è che prova l'esame di maturità? Saranno già 2 anni belli pieni, 3 anni facciamo, arrotondiamo. Sa bene come funziona, no? Per farlo 3 volte, secondo me c'ho qualche problema. Ho fatto la domanda per la 104, non me la vogliono dare. Facciamo lo spiritoso qua. No, ma un po' di buon senso ci sta. Stiamo facendo un esame, mica siamo a un funerale. No, però ma c'ho la camicia nera. Gli spiritosi qua, Chiedo scusa. Ne prenderemo atto. Perfetto, signor Libero, se i professori si possono mutare, mi muto anch'io, professor Libero, lei può discutere la sua tesi che ha portato, qual è l'argomento, cercando di toccare un po' tutte le materie, ricordiamo professor Santoro, il professore d'inglese, professoressa Iba, professoressa di storia dell'arte, professor Delgado spagnolo, professor Lentini di filosofia, professor Vitale matematica, professor Fausto storia, professoressa Toni educazione civica e professor Cassano italiano. Pasqualone, la sua, prego, può introdurre la sua tesi. Scusatemi, sono un po' teso. Innanzitutto, buongiorno, la mia tesi. Uno solo. Che più che altro un po' di tensione. Non si preoccupi. Io avevo preparato una tesi sulla criminalità. Prego. Ok. La criminalità nasce. Mi sentite? Sì, la sentiamo, signor Libero. Un attimo solo, che ho dei problemi di connessione, non so se si nota. No. Se può mettere le mani in vista, però. Ok, perfetto. Stavo dicendo, questa tesi sulla criminalità. Proprio per entrare più nel personaggio attualmente, se un po' il caso, io mi sto adesso sto imitando una persona che subisce una rapina, no? Ecco qua, qual è il punto? Da dove nasce una rapina, professor Fausto di Spagna? La rapina nasce di sicuro non da 2 benefattori, ma bensì da 2 malviventi. E io che adesso dinanzi a me ho 2 malviventi, sto con le mani alzate, le risulta o sbaglio? Deve parlare della sua tesi, le domande arrivano dopo e dobbiamo farle noi. Scusami, ero entrato troppo nel personaggio, le chiedo scusa. Quindi la criminalità, vada. La criminalità è un tipo di attività umana in cui si manifestano le violazioni di regole o di leggi per le quali l'autorità, come sempre, viva l'autorità che lavorano per noi, il cittadino, come ben sappiamo, senza l'autorità è perso, viva le forze dell'ordine. E come stavo ben dicendo, tipo per esempio io anni fa dalla mia psicologa ho detto che io ho predisposto alla violenza, io sarò un criminale, cosa non vera. Ma lei non deve fare un discorso elettorale, signor Liberato. Deve presentare la sua tesina, quindi la criminalità, e collegarla alle altre materie che ci sono qua. Quindi lei, la criminalità può essere educazione civica, giusto? Prego, inizi con questo. Bella per mio fratello. Libero, scusi, allora. Non liberato. Libero, mi scusi. Sì, infatti mi ha trovato un po' spiazzato.
La criminalità nella letteratura. Ah, allora, come ben sappiamo, io su questo argomento purtroppo non sono molto fluido, perché è un argomento che sento molto. La criminalità non è che ce l'ho molto a cuore, ma bene o male l'ho studiata, quindi per questo quest'oggi sono qui, per parlarvi proprio di questo. Sappiamo che comunque criminalità uguale denaro e potenza, no? E da ciò l'essere umano, ok, posso sorseggiare un po' d'acqua. Lei non sta andando avanti però, signor Libero. Stavo bevendo un attimo un po' d'acqua. Vorrei capire gentilmente, un attimo solo. Guardi, le do un altro minuto, se non inizia la sua tesi pare voto zero. Se non mi collega almeno 3-4 materie, voto zero. Non so i professori cosa ne pensano. Capisco l'orario dell'alunno, però insomma a quest'ora dovrà averla imparata a memoria la tesi, esatto. Mario, signor Libero. Eh sì, libero Pasqualone. Sì, sono è libero, sì. Allora, signor Libero, quali sono le materie che le piacciono di più tra queste? Parlando di educazione civica, perché comunque la criminalità comporta giustamente a delle cose, no? Quindi le persone, parlando sempre di educazione civica, come già dicevo, ci sono delle leggi che vanno rispettate, e qualora questa legge non dovesse essere rispettata, giustamente si ottengono delle condanne, che le persone vengono punite attraverso sanzioni o provvedimenti. E poi riguardante magari la Spagna, ci sono collegamenti con la Spagna e la criminalità? Anche che lei conosce tramite notizie, film? No, purtroppo non guardo film, perché stavo pensando a questo esame. L'ho visto un film, però. Signor Libero, se non mi continua, chiudo qua la sua tesi. Parlando di Spagna, mio zio è in carcere in Spagna. Tra l'altro, le carceri spagnole costano molto di più e sono molto più efficienti delle carceri italiane, anzi che quelle italiane costano di più e sono meno efficienti di quelle spagnole. Volevo soltanto dire questa cosa, una piccola denuncia alle carceri, la posso fare? Ma sull'efficienza lei che cosa intende? La riabilitazione delle persone incarcerate al... Sì, anche a livello di comfort, anche a livello di comfort. Ah. Cioè, quindi uno commette un crimine e uno valuta quanto comfort poi ha in carcere durante la sua riabilitazione? Sì, giusto, giusto. Okay. E cos'è, parlando di matematica, cos'è l'efficienza? Quando una cosa funziona, immagino, professor Tabrizzi. Presidente. Presidente. Ah, le chiedo scusa, presidente. Ha un finale, qualcosa, non lo so. È conclusa qui la sua tesi? È una misura. Se vuole intervenire il professor Vitale in aiuto. Io più che aiutarlo su questo tema, volevo proporre una domanda collegata, insomma, perché l'efficienza è un concetto un po' generico, quindi uno si potrebbe perdere. C'è un teorema che secondo me è molto collegato al concetto di criminalità, che lei, mi corregga se sbaglio, ha espresso più e più volte. Dici a Madò di mettere la chat solo emoti. Esiste un teorema famoso in matematica che prende il nome di teorema dei carabinieri. Ok. Che teorema è? Di che cosa stiamo parlando?
Allora, praticamente il teorema dei carabinieri è, io questo teorema lo spiego, è un teorema del confronto, e è un teorema di analisi matematica, giustamente, come ben stavamo dicendo, e assume forme diverse a seconda del contesto e permette di calcolare il limite di una successione o funzione confrontando questa con altri due oggetti analoghi che si stringono sempre di più intorno a quello dato. Ma questa proprietà del linguaggio è fuori dal, no, da ogni previsione, uno potrebbe quasi... Ho capito che sono campano, prof Vitale, ma questo razzismo io da lei non lo capisco. No, assolutamente, io sono del sud, quindi capisco bene anche l'esigenza. Non può parlare così ai professori, signor Libero. Ah, posso essere penato, multato, mi scusi. Sì, sì. Perfetto, perfetto. Diciamo che sulla tesi praticamente zero. E facciamo fare una veloce domanda ad ogni professore. Inizierei col nostro professor Santoro, che è qua accanto a me. Hi Mr. Libero, is it? Hi Mr. Santoro. Hi. So I've noticed we've talked about Lord Byron. What could you say about Lord Byron, going back to what you said before about maybe some actions that might be considered illegal in some countries, maybe legal in other. Scusate, c'è un po' di caldo qua dentro. Anzi, accendere un condizionatore o qualcosa. Perfetto. Io come ne faccio? Prego. Professor Santoro, se lei vuole, le chiediamo un argomento a piacere al signore. Diciamo, guardi, stavo per dirlo io, presidente. Senta, guardi, gliela faccio in italiano la domanda. Mi parli in inglese, se possibile, di un argomento. Guardi, non gli chiedo manco di quest'anno, un argomento in generale sulla letteratura inglese. Mi sa dire qualcosa? Allora, professor Santoro, io le parlerò di un compositore italiano che, diciamo, in Inghilterra sta andando alquanto bene. In inglese però, signor Libero. Prof. Santoro, I'm talking about an Italian poet. Yes, yes. Come stavo dicendo prima, the name is sorry. I have a bit of delay in my... Guardi, non si preoccupi, con calma. Qualunque cosa riesce a dire? Perché sono un po' impreparato, ma io lo nego, sono un po'... Un argomento a piacere, signor Libero. Io le ho chiesto un argomento veramente... Ma mi parli questo poeta italiano? Guardi... A questo punto, se la vogliamo fare in italiano l'interrogazione di letteratura inglese, va bene, ma mi dica almeno qualche parola su questo autore, ma anche un autore moderno. Magari mi può dire qualche parola chiave, qualcosa. Perché io Come no. E stavo già dicendo prima, perché adesso sono un po' più fluido. Non so se lei è al corrente di Nino D'Angelo. Chi, scusi? Nino D'Angelo. No, mi dica, mi parli di Nino D'Angelo. Era quanto famoso per le sue poesie che lui canta nel linguaggio napoletano, no? E in Inghilterra comunque molto, diamo, gettonato al quanto, diciamo, si porta, no? Questo...
e attualmente lui è tra i più forti in Inghilterra con la sua hit Popcorn and Chips. Che significa? Che sarebbe? Popcorn e patatine. Ma magari mi sa dire, guardi, mi sa dire un pezzo della canzone. Un pezzo della canzone, magari se me lo riesce a tradurre in inglese. Popcorn and chips for thinking about you. Può andare avanti? Poi non è tanto facile perché mi emoziono, in quanto sono anche un suo concittadino. Io spero che lei possa sentire la mia emozione. Sono alquanto onorato di portarlo qua. Grazie professor Santoro, io direi di andare avanti con un'altra luce domanda, rimarrei sul tema delle lingue e chiamerei il professor Delgado di spagnolo. Hola, hola, muy buenas tardes, señor Libero. Mi scusi, professor Delgado. Todo bien? Todo bien, está muy bien. Iniciamos con algo de suave. ¿Cómo estás? Muy bien, profesor Delgado. He visto que te gusta mucho la criminalidad, ¿no? Criminales, disparar, alto las manos. Sí, sí, sí. ¿Conoces El algo? Capitano. Sí, sí, sí. ¿Conoces algo riguardo al cartel mexicano? Argumento che ti può gustare, dimmi tu, los narcos. Mi puoi gustare come? Perché mio zio aveva dei contatti col cartello, mio zio la Bonania, che giustamente mo non è che ci sta più. Claro che sì, comunque, claro che sì. Mio zio era muy, muy criminal, la capa per la guerra, muy, muy. La cabeza per la guerra. La cabeza per la guerra, mio zio la cabeza l'ha persa proprio, perché voleva sempre pium, 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 pium. È il pistolero, mio zio. Muy bueno, muy bueno. Quindi... Mio zio è il verdadero headshot machine dei Ponticelli. Madre mia, sta muy loco, mio zio, sta muy loco. Come si chiama tu tio? Headshot machine dei Ponticelli. Headshot, ma io voi in Sudamerica dico headshot machine de Ponticelli. Sì, bueno. Lo conosce? Okay, lo conosce. Ok. Mira, quiero saber si me puedes de contar de 1 a 20. Allora, comenzamos. De cero. Adelante, libero. Zero, uno. mi scusi, prof. Delgado. Tranquillo. Acá damos acá. Uno, dos, tres. Muy bien. Cuatro. Cuatro, sí. Cuatro. Cinco. Ok. Dale, estás por ahí, sí. Dale. Seis, siete, sí, ocho, Unitel, grazie per la nueve, una settimana o la maturità omega, diez, ok, no, después no. Dijimos 20, once, Delgado, help. Do. Aiutarmi con le... Hablar. Doce. 12, 13, 14, okay. Dale, 15. Dale. Sì, 16. 16. 17, 18, 19, 20. 20, ok, muy bien. Yo pienso que este 20 va a ser el número de tu voto, ok. Wow. ¿Entendiste? Entiendo. Okay, no bueno, Delgado. No bueno, muchacho, pero yo te veo muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Todavía... El caldo, muy calor. El calor.
Grazie professor Delgado. Signor Libero, vuole scegliere lei la prossima? A parte il professor Santoro e Delgado, può scegliere qualsiasi altro. Ma il professor Cassano fa il bidello, perché sta col cappello? A lei si faccia gli No, affari come ti suoi. permette? Non faccio il bidello. Scusi, professor Cassano, io sono venuto qua a tenere un esame, non sono andato in una piazza di spaccio, eh? Purtroppo Lei non può però non. parlare, signor Libero, o saremo costretti ad annullare l'esame. Prego, Pasqualone. Vorrei parlare con la professoressa Toni. Allora, Mangia Madonna. tutto bene? Tutto bene, professoressa Toni? Sì. Allora, io incomincerei con un argomento a piacere perché l'ho visto molto in dubbio rispetto alle altre materie, quindi vorrei venirgli incontro. Mi dica lei. Ringrazio. E questa che materia è? Educazione civica. Diritto. Allora, l'educazione civica è lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare attenzione al ruolo dei cittadini e alla gestione e al modo di operare dello Stato all'interno di un governo, una determinata politica o tradizione etica. L'educazione civica consiste nell'educazione dei cittadini. Bravissimo, E signor in che Ma è... modo vengono educati i cittadini? Ah, scusi, scusatemi, non voglio disturbare Tony, ma scusi, collega, ma Sì. Presidente, ma non si accorge che questo tono in cui sta leggendo il signor Libero è un po' da... Probabilmente sì. Sì. Lasciamo Ma fare, sto professore. leggendo No, no, aspettate. Vorrei capire ciò che sta leggendo, se almeno ha capito ciò che sta leggendo. In che modo si educano i cittadini e cosa vuol dire educare il cittadino? Allora, educare il cittadino, cioè abituare il cittadino Se fai una DAP. attraverso le leggi, no? In modo che il cittadino possa rispettarle per una città migliore e un'Italia migliore, uno Stato migliore. Ad esempio con la violenza. Giusto, giusto. No. Non che il cittadino deve occorrere alla violenza, attenzione, Eccolo. devi intervenire tutto per non. Ecco, sì. Perché violenza? Si deve attuare la violenza? No, no, assolutamente lo sto negando, professoressa Toni. Allora, Non. non ho ben capito. Allora, come si educa il cittadino? Può riformulare il discorso in maniera appropriata? Sta utilizzando un linguaggio non accettabile. Allora, la scuola e la società educa le persone, no? E la legge ne regolamenta chi non rispetta l'educazione, cioè le persone non educate. Entiende? Non è. Ah, mi sono Scusi, dimenticato. Scusami, prof. non va Delgado. bene, non va proprio bene. Perché lei non sta neanche rispondendo, sta soltanto girando intorno alla domanda. E quindi non so, provo ad aiutarla chiedendole l'articolo 1 della Costituzione italiana. Professoressa, però io ho già degli errori di comprendonio, lei non può mettermi così sul... Io stavo cercando di esprimermi, lei non può bloccarmi così. Ma scusi, Non mi signor pare, Libero. di bloccarla. Comunque, le chiedo scusa, va bene, mi dica, professore. Ma scusate, ma solo io sento delle cicale venire dei grilli, venire dal microfono di Pasqualone. Sento dei rumori tipo ta 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 ta. No? Sento male io. Come.
Lei, professor Santoro, è un po' passivo-aggressivo, la faccio riporto. Beh, io sono comunque cugino, non so se, vabbè. Prego, il suo collega. Pindaro. Sto dicendo, l'articolo 1, l'Italia è una repubblica democratica, è fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la crescita delle forme nei limiti della Costituzione. Che cosa vuol dire sovranità? Si prenda pure del tempo. Sì, allora, come stavo ben dicendo prima, il popolo, il potere, chi comanda, il sovrano. Allora, ora noi ci troviamo in Italia e non c'è sovrano. No, no, fortunatamente no, se no stiamo a Cisa. Questa opinione però non serve. Le chiedo scusa, mi sono aperto un po' troppo. Allora, per sovranità cosa si intende? I cittadini votano i propri rappresentanti, chi rappresenta il popolo, diciamo. Il popolo è sovrano. Ok. Per rappresentanti... In che senso? È che decidono questo popolo cosa deve fare, cioè... Potrebbe utilizzare un linguaggio un po' più specifico. Sono le basi della disciplina. Il governo. Allora, se parliamo... rappresentano la città, il nostro stato. Guardi, okay, professoressa, dobbiamo andare un po' più veloce. Ok, se... allora concludo... I parlamentari. Con... Per me è abbastanza. Mi raccomando, si concentri nello studio del diritto. Arrivederci. Va bene, sono lo stesso, ringrazio. Signor Libero, può scegliere a lei. Ragazzi, vi dico, domanda un po' più light, che così almeno diamo spazio a Pasqualone. Scegli tu Pasqualone, scelga lei Pasqualone. La professoressa Ibba. Buonasera signor Libero. Buonasera professoressa, buonasera a lei. Le vorrei fare una domanda. Sì, l'argomento posso farla prima a lei la domanda? Questa che materia è? Storia dell'arte. Ah, va bene. Volevo chiederle... Cosa sa sulla street art? Allora, innanzitutto è un'arte che al giorno d'oggi è molto penalizzata se non fatta in modo legale, giustamente. E le posso citare uno di Milà più in voga con più clout che è Banksy. Vorrei che mi citasse qualcuno di più partenopeo, un artista napoletano famoso. Ah, Iorit, giusto, che ha anche un suo stile, tra l'altro. Esatto. Cosa ne pensi? Sì, c'ha uno stile a quanto poi che il fatto della cicatrice è molto particolare, si distingue molto da tutti gli altri, è una cosa molto nuova scuola. È un'opera di Iorit che le piace particolarmente? Quella di Nino D'Angelo. E me la può descrivere? Sta Nino D'Angelo con le cicatrici di Iorit. Alquanto bello, Nino D'Angelo, capello biondo, caschetto. Ok. Bellissimo, sta fortissimo. Sta. Non ha nient'altro da dire? Molto bella come opera. Va bene, per me è tutto. Grazie mille, professoressa. Bravo Pasqualone, prego. Credo che sia l'ambito in cui sei andato meglio. Vuol dire che io Iorit non lo conoscevo, non mi piace la street art in ogni sua forma. Prego Pasqualone. Il professor Cazzano.
Buonasera a tutti. Io vorrei specificare che nonostante il candidato mi abbia classificato come spacciatore per un banale cappellino, io sarò clemente. Quindi gli chiederò un argomento studiato da tutti, anche alle medie. E, infatti il tema della criminalità lo collego a primo impatto ad una visione, diciamo, pozzinistica. Il principale autore è proprio Leopardi. Cosa mi vuole spiegare di Leopardi, la sua visione di vita, oppure quando è nato, dove, in che epoca ci troviamo? Ma non c'è azzecca Leopardi con la criminalità? E c'è azzecca in realtà. Ah. Pasqualone, prego, se vuoi può fare lei un argomento a piacere. Sì, se preferisce. Allora, grazie piccolo. Ma come sta andando? E io che mi aspettavo una live di Fortnite. Potrebbe andare meglio. Dovrebbe anche dire delle parole, fare delle frasi, magari di senso. Allora, Leopardi lo si conosce bene per il suo cosiddetto pessimismo cosmico, ovvero quella sua concezione alquanto strana. Lui afferma che l'infelicità è solo la connatura alla stessa vita dell'uomo, destinato quindi a soffrire per tutta la vita, per tutta la durata della sua esistenza, diciamo. Passava una cifra di guai questo Leopardi, diciamo proprio sinceramente. Esattamente, esattamente. Infatti in realtà sono, diciamo, tre teorie che sviluppa di pessimismo, che sono l'individuale, il cosmico e l'universale. Quello che ha descritto lei è più l'universale, dove è la natura che priva l'uomo della felicità. Invece il cosmico è più l'uomo non è felice perché è uomo. Dove è nato? A Recanati. Nel? Questa non la so neanch'io. Questa non la so, sinceramente. Io sono il presidente, però sono arrivato qua per altri meriti. Secondo lei presidente può bastare oppure un'altra domanda? Ma io farei, se vuole, una poesia a piacere. Esatto, l'infinito, diciamo, no? È una forse tra quelle che mi ricordo principalmente di Leopardi. Me la vuole citare, almeno nei primi versi? Ah, come no? Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Vabbè. Ma sedendo... La sa memoria tutta? Bene. No, volevo... In quanto mi... Sì, va bene, mi basta. No, se la sa tutta può andare avanti. Più che altro... Va bene così, dai, va bene, non la metti in difficoltà. Grazie al professor Cassano per essere stato... Grazie a voi. Clemente, signor Pasqualone, può decidere tra matematica, storia o filosofia. Ma le devo fare tutte e tre. Filosofia. Iniziamo da 9. Bene, allora, 19, professor, signore libero, vedo che ha sentito che ha parlato del crimine. Oh, chi sto parlando? Mi scusi. Professor Lentini, piacere. Piacere. Allora, ha parlato della criminalità, che può essere sotto una forma, un punto di vista, il saper sopravvivere, no? L'andare avanti. Perciò le chiedo, Darwin, che oltre ad essere un filosofo è stato anche un grande pensatore, della sua teoria dell'evoluzione, no? Che si basa soprattutto nel saper sopravvivere. Cosa mi dice al riguardo? Darwin era un po'
allora pensava che l'evoluzione della specie avviene come un fattore di necessità, cioè una cosa che è necessaria, no? Che la persona si deve evolvere, diciamo. Sì, un fattore di sopravvivenza, sì, esatto. Sì. Questo è, diciamo, la sua tesi. Ok. E quindi, cioè, nel senso, sa dirmi una delle questioni principali, appunto, di questa sua tesi? Ovvero che magari l'uomo abbia avuto, superare quella religione, vari problemi, magari ci sono state varie religioni nel mondo e cose simili. Che sopravvive la specie più forte. O quella che si sa adattare. Sì, o quella che si sa adattare, quella che si sa adattare, che poi di conseguire per me quella lì più forte. Dov'è? Bravo Pasqualone. Cosa mi sa dire invece del cristianesimo, come ha preso questa sua teoria, soprattutto nel tempo, nel periodo in cui è stata formulata? L'ha presa bene o l'ha presa male? Esatto. L'ha presa male. Ok. Perché? Secondo Darwin, l'uomo più o meno cosa aveva in comune con un'altra specie animale? Cioè, il fatto che Darwin avesse, l'uomo non fosse stato creato da Dio a parte, ma derivasse da un'altra cosa, giusto? Lui andava contro la religione. Ok, va bene, sì, giusto. Può finire qua. Ma il signor Libero, da chi si è evoluto l'uomo? Da che animale? Dalla scimmia. Ok, va bene, giusto. E parlami italiano. Sì, sì. E quindi la Chiesa cosa diceva, signor Pasqualone? Vivi e lascia vivere. Ok, va benissimo così, che poi c'è storia e matematica. Oppure qua dalle nostre parti la Chiesa dice chi si fa cazzo sui campi cent'anni. Ancora un po' più... Ma scusi, ma questo è un detto mafioso più che un detto... No? Un detto... siamo a tema con la criminalità, professore Delgado, qua al CEPU vengono queste persone. Va bene. Prego, professor, facciamo matematica, teniamola per ultima. Prego, professor Fausto di storia. Eccoci, buonasera, signor Libero. Salve, professor Fausto. Bene, lei com'è messo con la storia, sa qualcosa? No, signor Fausto, stiamo provando a scriverla, però, Vabbè, finora non abbiamo concluso un cazzo. Va bene, mi parli del brigantaggio, visto che lei... Brigantaggio, visto che parliamo di criminalità. I briganti, sì. professor Fausto, come ben si dice... il brigantaggio fu un fenomeno di natura criminale, frutto dell'attività di bande e di malfattori. Perfetto, sapevo come andava a finire perché anche io ho la pagina aperta su Wikipedia e anche io so leggere. Perfettissimo. Andiamo ad un altro argomento, allora. Andiamo alla... le cause... le cause della Prima Guerra Mondiale. Professor Fausto, si dia un conteggio, non si può fare un esame così. Capisco il signor Pasqualone che è teso. Pasqualone, che vuole andare in vacanza. È il caldo. Quindi, le cause della Prima Guerra Mondiale. Le tensioni tra le potenze economiche e politiche europee, cioè la Gran Bretagna, la Francia e la Germania, signor professor Fausto, mi scusi. Sì, sì. Ho chiesto le cause. Una data... Dell'assassinio di Ferdinando di Sarajevo. Da chi è stato ucciso? Non serve il nome. Da chi può essere stato ucciso? Da quale persona, di quale stato?
da un serbo, che domanda. Ah, beh, è logicissimo. Quando scoppia la prima guerra mondiale? 1914. Perfettissimo. L'Italia entra subito oppure entra più in là? L'Italia dopo un po', perché deve prendere un po' nel 1915, dopo un annetto, diciamo, deve un po' ingranare. Come al solito. Bene, bene. Per quanto riguarda invece la seconda guerra mondiale, cosa inizia a dire? Basta, che c'è stata. Basta solo un avvenimento, un qualcosa, qualsiasi cosa legata alla seconda guerra mondiale, a caso. L'invasione della Polonia da parte dei? Dei tedeschi. Perfetto, perfetto. Una data? Data e fine? Inizio e fine? Ma non mi ricordo, il professor Fausto. Non... 1939. La fine invece? 1900? 45. Perfettissimo, va benissimo così. Per me può bastare. Perfetto. Grazie professor Fausto. Pasqualone, ultima materia, forse un po' quella più impegnativa. Prego il professor Vitale di smutarsi. Sì, grazie per la parola, un saluto al candidato, quindi chiudiamo in bellezza con questa... Buonasera, buonasera. Con questa materia tanto importante, no? Che tutti amano e apprezzano, molto utilizzata nella vita. Ha parlato prima di criminalità, che nasce dal fatto che l'uomo pensa di essere razionale, però poi compie degli atti che a tutti gli effetti sono irrazionali. E quindi in matematica, no? Cos'è invece un numero razionale? Cos'è un numero irrazionale? Qual è la differenza tra queste due cose? A cosa ci servono? Ripeto la domanda. Numeri razionali, irrazionali. La vedo un attimo concentrata. Sì, mi ha colpito un po' questa cosa. Cioè che... Allora, i numeri razionali sono solo numeri che possono essere espressi sotto forma di frazione. Ok. E quindi che cos'è una frazione? Una domanda semplice, stia tranquillo, ci pensi, una frazione. È una divisione. In che senso una divisione? È un numero. Una frazione è una divisione. Cuore rosso. Un numeratore e un denominatore. Un numeratore e un denominatore. Legati come? Cioè, che cosa fanno questi signori? Un numero fratto un altro. Ok. Diviso A diviso B, cioè, che ne so. E che cos'è un numero irrazionale? Qualche esempio di numero irrazionale. Ci sono molti numeri famosi. Non è una frazione, non è una frazione. Non è esprimibile, ok, come frazione, va bene. Qualche esempio di numero irrazionale famoso? In poi i criminali della matematica, potremmo dire. Due e mezzo, uno e mezzo, non so. Uno e mezzo non è razionale. Uno, due. Uno, due sono numeri interi. Pi greco. Pi greco, ok. E che cos'è il pi greco? È un numero irrazionale. Ok, vabbè, questo l'abbiamo capito. Ma che cosa rappresenta? È la radice di 2. Dove si vede? In quale contesto si vede? Vabbè, la radice 2 è la radice di 2. Pi greco, una domanda è semplice, greco. È greco, ok, siamo anche vicini, no? È la circonferenza, è l'area del cerchio. Il pi greco è l'area del cerchio, cioè il pi greco che è un numero... È il rapporto tra circonferenza e diametro. Il rapporto tra circonferenza e diametro, ok, va bene.
ci sono più numeri razionali o irrazionali? Questa è una domanda, diciamo, molto, diciamo, per lo sprint finale. Ripeto, sono più irrazionali, quindi le frazioni... Razionali. I razionali sono di più. Peccato, purtroppo era l'altra, però apprezzo il suo tentativo. Perché purtroppo c'è più irrazionalità nel mondo di quanta ce ne sia di razionalità. Questa è la morale di questo orale. Mi dispiace dirlo ai qui presenti colleghi, però purtroppo è così. Va bene, per me è tutto. Grazie, grazie professore. Anche una bella lezione di vita. Grazie anche per la lezione di vita. Condivido con Pasqualone che non sembrava sarcastico. Pasqualone, le faccio io un'ultima domanda. Cosa... Non sta andando a muoverne cavolo, per favore. Cosa vuole fare dopo, dopo questo esame? Dove andrà? Ci sta un bel 60, penso. Ho visto le macchine del professore qua fuori, belle macchine, soprattutto con questa, un bel 60 in poi. I professori si vanno a fare la vacanza con la propria macchina. Se è da 60 in giù, vado a farmi io la vacanza con la macchina del professore. Una minaccia, signor Pasquale. No, nel senso che magari si organizza qualcosa, si vediamo, cioè. Metti caso e vai tu in vacanza, ci vediamo, capì? Per puro caso. Cioè, lei invece di studiare per il prossimo infatti, anno, ugualmente studio, vacanza, in vacanza, una sessione estiva, sì, sulla spiaggia, e che devo fare? Ma visto quanto sono bianco, se non vado un minimo a mare, in inverno sono da buttare. Quindi si prevede che lei farà l'esame di maturità una quarta volta? No, assolutamente, no, quando mai? Facciamo le corna al diavolo, al toro, come si dice... 60 stiamo a posto, 60 sono più che contento. Perfetto, signor Libero, può mettersi un attimo nel backstage che chiedo ai professori le votazioni. Grazie. Ricordiamo che la valuteremo come la scuola privata che noi siamo e rappresentiamo, soprattutto io, che il preside mi dà da mangiare, ecco, diciamo questo. E iniziamo col professor Santoro. Sì, chi è che tiene i numeri? Tengo io. Ok. E cosa devo dare al ragazzo? Non lo so, veramente penso il peggiore che abbiamo mai avuto qua. Non sapeva una parola d'inglese, ovviamente non sapeva le domande... Posso dare un voto, diamo, non so, un 40? Gli diamo un 50. Ma guardi, è lei il presidente, diamogli un 50. Si metterebbe uno 0, però... Ma diamogli un 50, ci ha provato il ragazzo, e non è andato bene, ci si è messo, è andato un po' male, proviamo con questo 50. Professor Delgado? Ma guardi, io partirei subito con un 22, ma purtroppo ho capito che più o meno, essendo in una scuola privata, bisogna dare una piccola spinta. Quindi farei anche io un bel 50, giusto perché c'ha lo zio non si sa dove. Ok, perfetto. Grazie mille, professor Delgado. Professor Fausto? Sì, diciamo che sul primo argomento mi è caduto, gli altri due li ha saputi. Io per il resto, peccato perché avevo messo un 70, però con l'ultima frase che si è giocato il 70, io faccio un 60. Va bene, facciamo un 65 di bonus. E faccio lei. Aspetta che ho messo dei per e devo mettere dei più. No, come si fa la media? Ma lei come scusi, scrive i voti, presidente, e poi faccio la media. Voti, ma poi che le apre un studio di matematica a questo punto? 50, una piccola interrogazione per il presidente. È 50 più 50 più 65. 65. Ok, poi si divide tutto, perfetto. Prego, professor Lentini. Allora,
calcolando che non è andato benissimo nella mia materia, però comunque ho visto che nelle varie materie con i vari colleghi è riuscito, diciamo, a arrampicarsi, e perciò penso abbia una capacità di pensiero abbastanza importante, che è molto, cioè, principale nella mia materia, perciò io direi 66. Perfetto, perfetto, 66. Il professor Lentini, perfetto. Oddio, scusatemi, più 66. Prego, professor Cassano. Eccomi, allora, io questa sera mi sto sentendo particolarmente frustrato per la minaccia rivolta, quindi mi atteggerò da professore frustrato e gli darò un bel 59. Va benissimo. Perché è andato sul personale, più di 59 non si poteva in questo caso, per cui va bene. Professoressa Iba. Allora, io vorrei incentivarli questi giovani e per questo motivo vorrei dargli un bel 70, anzi 75. 75, che alle sue domande ha dato risposta abbastanza bene. Andiamo, va bene così, va benissimo così, incentiviamo. Professoressa Toni. Allora, direi a battuta gli darei un bel 4,20, però no, siccome non ha brillato nella mia disciplina, come di consueto aggiungerei dire, e visto la sua origine partenopea, gli darei un bel 44. Ok, molto, è sicura di questo 44? Sì. Vediamo questo 44, vediamo se si dovrà rifare l'esame. Bene, grazie professoressa. Professor Vitale. Allora, io sono stato piacevolmente sorpreso all'inizio perché ho fatto una domanda un po' così, sono entrato a gamba tesa nella sua discussione, il candidato, nonostante tutto, ha avuto questo guizzo e ha risposto correttamente alla domanda. Mi è caduto sui numeri razionali, sugli irrazionali, però è comprensibile, è un argomento caldo anche nella società contemporanea, e date le premesse, insomma, sul candidato, le eventuali minacce alla mia persona, quindi preferisco un voto, diciamo, politico, e va bene 61 così. Poi giusto per non far sembrare... Ok, io no, ho messo 64, 61, va bene. Io, tutto sommato, parto sempre da 100, non ha saputo fare la tesi, per cui sfortunatamente scendo a 90. Ha risposto bene a metà delle domande fatte, male all'altra metà, per cui da 60 per me si può andare a un 78-79 per il ragazzo, che mi è sembrato comunque partecipe e interessante, intelligentemente ha risposto alle domande, per cui io gli do un 79. Siamo, quanti siamo? 9? Sì. Sì. Ok, vediamo il voto finale. Ok, possiamo fare rientrare il ragazzo. Signor Pasqualone. Pronto? Sì, ecco, la sentiamo o non la vediamo? Ti faccio vedere. Sì, mi dia un attimo. Perfetto, abbiamo dato tutti i voti, a me è piaciuto molto, anche se ha grandi mancanze in determinate materie, è piaciuto anche molto al professor Fausto e alla professoressa Iba, e non parliamo d'altro. Volevo informarla che lei esce da questo liceo con un buon 61, per cui finalmente ce l'ha fatta ad essere promosso. Ma fammo così. Come, scusi? Le ricordo che l'altro non ha firmato. Deve firmare. Scusate, mamma mia. Scusa.
Grazie mille al candidato Pasqualone, grazie anche Pasqualone, se puoi smutarti, cioè puoi dire. Grazie a Ovviamente la tutti. firma. Cosa? La firma, posso firmare? Firma immaginariamente sulla tua scrivania. Ok. Grazie a tutti i professori che sono stati con noi oggi. Non so Grazie a lei. se rifare questa cosa ora che siamo in periodo di maturità con altri streamer, per cui se ci sono i professori che scrivano e il link ce l'hanno, magari poi ci rimettiamo, cioè capiamo come fare e nulla, ragazzi, grazie mille a tutti quanti voi. Buona Buona serata. serata, grazie per Ciao ciao. grazie a tutti i prof. Grazie La per seduta è essere sciolta, rimasti così quindi. tanto. Ciao ragazzi. Ciao. Arrivederci, arrivederci professoressa. Ciao. Urgion. Icaro, vuoi volare?